Protagonista dell'ultimo Grande Fratello VIP, Francesco Monte parla della sua relazione con Giulia Salemi e spiega perché è restio a legarsi. Nel corso di questa terza edizione del Grande Fratello VIP si è pensato per diverso tempo che Francesco Monte fosse il candidato ideale alla vittoria del reality, in parte per come era stato estromesso dall'Isola dei Famosi ed in parte per le vicissitudini sentimentali che avevano visto la sua ex fidanzata, Cecilia Rodriguez, lasciarlo proprio dentro la casa del Grande Fratello VIP. Persino l'avvicinamento a Giulia Salemi, spinto proprio dalla bella modella italo-palestinese, poteva contribuire al successo finale, ma Walter Nudo è riuscito a superarlo nelle preferenze del pubblico da casa ed alla fine è giunto solamente un quinto posto. Intervistato da Ilaria Blasi, Monte dichiara di non essere deluso per la mancata vittoria, bensì contento dell'esperienza fatta, la ciliegina sulla torta sarebbe stato vincere, ma ho concluso un percorso. Sono soddisfatto, mi sono preso la mia rivincita. È stato un anno turbolento, ed entrare con etichette e pregiudizi non è stato bello. Francesco Monte parla della relazione con Giulia Salemi. Ieri tutti sono rimasti sorpresi dal fatto che Francesco Monte abbia deciso di non passare la prima notte di libertà in compagnia di Giulia Salemi. L'ex tronista ha infatti preferito tornare a casa per stare in compagnia del padre e del fratello e questo ha incuriosito Ilaria Blasi che gli ha chiesto qualche commento sulla storia con la modella. Adesso che siamo fuori io e Giulia dobbiamo iniziare la nostra conoscenza. Le basi ci sono, ma da qui a parlare d'amore ci vado cauto, ha risposto Monte evidenziando ancora una volta una certa prudenza. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.